Buongiorno a tutti gli amici di Occhio TV. Oggi è venerdì 8 marzo. Che festa è? È la festa delle donne. E allora tanti auguri a tutte le rappresentanti della parte migliore del genere umano. Mando un fiore idealmente a tutte voi. Tanti auguri perché invece oggi è il suo compleanno al mio amico Antonello Venditti, nato a Roma l'8 marzo del 49, autore dagli anni 70 fino ai giorni nostri di tante meravigliose, struggenti, bellissime canzoni, tra le quali una che particolarmente, lo sapete, tocca il mio cuore. Grazie Roma. Auguri anche a Bruno Pizzul, ve lo ricordate, nato ad Udine l'8 marzo del 38, giornalista, telecronista, voce storica della RAI di innumerevoli incontri di calcio, soprattutto della nazionale. Nasceva a Verona l'8 marzo del 24 Walter Chiari, indimenticato attore comico, tra i primi e tra i più amati beniamini del pubblico televisivo. Memorabile l'edizione del 69 di Canzonissima, condotta appunto da Walter Chiari, insieme a chi? Insieme a Mina e a Paolo Panelli. Beh, altri tempi, altri programmi televisivi. Naturalmente non posso scordare il mio amico di Facebook che proprio oggi fa gli auguri, che fa gli anni e io gli faccio gli auguri, Alessandro De Gerardis. Infine voglio segnalarvi un evento in corso di svolgimento a Modica, in provincia di Ragusa. Si chiama Ciocco Barocco ed è una grande kermesse dedicata ovviamente al cioccolato, con un calendario ricco di appuntamenti enogastronomici e culturali. Insomma, il cioccolato di Modica è ben conosciuto in tutta Italia e perché no, in tutto il mondo. Tra gli appuntamenti per il tempo libero in programma per questo fine settimana, tra tutti vi segnalo la 50esima edizione di Nero di Norcia. Avete capito che sto parlando della mostra mercato nazionale del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici dell'Umbria. Vi assicuro, per gli amanti del tartufo nero, un evento da non perdere. Io però vi aspetto più tardi. Buona giornata.